Dopo un complesso lavoro è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Bastione San Gallo a Fano. Questa mattina, in occasione della conferenza stampa del sindaco insieme alla giunta, l'assessorato alle opere pubbliche ha elencato tutti gli interventi che andranno a riqualificare e restaurare l'intera area. Grazie al grande lavoro di tutto l'ufficio tecnico dei lavori pubblici, oggi abbiamo approvato il progetto esecutivo del Bastione San Gallo. Questo ci permetterà di partecipare al bando di gara del 26 di agosto, di lunedì prossimo, per avere un finanziamento per realizzare l'opera. Parliamo quindi dell'ampliamento della possibilità di usufruire di quel luogo fino a 350 persone, grazie alla realizzazione di un'uscita di sicurezza che riprende un po' l'idea di quelle vecchie torri di attacco ai bastioni antichi, e alla realizzazione di tutta una serie di passerelle che permetterà di mettere in comunicazione i tre livelli principali del bastione San Gallo. Sarà anche realizzata tutta la parte scenica dell'illuminazione attraverso degli studi illuminotecnici di pregio che metteranno in grande rilievo tutta l'area delle mura. Un grande lavoro di team, ci tengo a ringraziare il RUP Pamela Lisotta, l'architetto Tenenti, tutto l'ufficio che ha dato il massimo per arrivare a questo risultato, e dobbiamo anche ringraziare veramente la velocità e la vicinanza all'amministrazione comunale che la sovrintendenza ha dimostrato, dandoci veramente dei riscontri in tempi molto brevi, perché altrimenti non avremmo mai potuto arrivare all'obiettivo. Quindi un progetto da circa 1 milione di euro che potrebbe essere cofinanziato dalla Regione per circa il 50% ci permetterà di arrivare alla riqualificazione del Bastione San Gallo. Le tempistiche sono chiaramente l'attesa del bando regionale. Il 26 di ottobre sapremo se rientreremo nel bando e se saremo aggiudicatari delle somme. Da lì potremo iniziare l'iter per arrivare alla gara, e entro gennaio del prossimo anno potremo pensare di aver concluso la gara, affidato i lavori. Il cantiere chiaramente è un cantiere complesso, vista chiaramente tutta l'esigenza di avere la sorveglianza archeologica più tutte le lavorazioni che verranno fatte, dovrebbe concludersi nel giro di un anno e mezzo.